Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati, se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. E ragazzi, la settimana del derby, che porta con sé tanti pensieri, porta con sé tanta ansia, tanta frenesia, perché non si vede l'ora di arrivare a sabato. Ore 18, quando verrà fischiato il calcio d'inizio di una partita che ha un'importanza, un peso specifico molto grande. Però, prima di cominciare, gentilmente ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche dei video di Milan Inside. In descrizione qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, siamo dappertutto, YouTube chiaramente, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, siamo dappertutto. Il mio profilo personale di Instagram è La Chicca, il sito internet di Milan Inside, www.acmilaninside.com, un sito in costante crescita, in costante, verrebbe da dire, proiezione offensiva, mediamente parlando, ma insomma che vi dà modo di restare costantemente aggiornati su tutto ciò che riguarda il fantastico mondo rossonero della Cina, del nostro amato Milan. Allora ragazzi, come dicevo, in quella settimana lì, è quella settimana che porta con sé tanta ansia, tanta preoccupazione, tanta gioia. Perché? Perché la partita, il derby, è un match che segna inevitabilmente, verrebbe da dire, la stagione. Questa più delle ultime, perché questo derby nello specifico, quello che andremo ad affrontare il giorno 5 alle ore 18, sarà un derby spartiacque per il nostro campionato. Diciamoci la verità, ragazzi, purtroppo un risultato diverso da una vittoria comprometterebbe quasi definitivamente, insomma, il discorso scudetto. Certo è che, come sempre, come spesso capita, non arriviamo a questo grande appuntamento come ad altri nel migliore dei modi. Mancheranno dei giocatori, potrebbero aggiungersene altri. Sappiamo già dell'indisponibilità di Kier, ma insomma questo è da mettere in conto per tutto il resto della stagione. Dovrebbe recuperare che sì, ma potrebbero mancare sia Tomori, che ad oggi è più no che sì, è più no, insomma, che sì, la sua presenza, così come dovrebbe mancare, perché il tendine sta creando non pochi problemi, dovrebbe mancare Ibrahimovic. Ora, affrontare quella che per molti è la squadra più forte del campionato con parecchie defezioni, non è chiaramente una cosa positiva. Però abbiamo dimostrato, insomma, che nelle difficoltà spesso ci esaltiamo, abbiamo dimostrato di essere anche noi una squadra forte, anche nell'ultima partita con la Juve. Molti hanno detto come il Milan avrebbe meritato la vittoria, la Juve praticamente non ha fatto un in porta e è venuta a giocare per il pareggio, quello ottenuto. Però tutto diciamo, si concentra sul fatto che, ripeto, purtroppo qualsiasi risultato diverso dalla vittoria, diciamo, priverebbe i rossoneri dell'obiettivo dello scudetto. Poi diciamo dovremmo concentrarci solo
sulla qualificazione in Champions. L'ultimo derby giocato alle 18 non è che ci sia andato proprio male male, l'ultimo Inter Milan giocato alle 18 non ci è andato male, è quello dell'anno scorso, il 2-1 firmato Ibrahimovic, che insomma arrivò alla quarta giornata facendo 12 punti punteggio pieno dopo 4 giornate, insomma sembrava dare uno sprint che in effetti Milan ha mantenuto perlomeno relativamente al girone di andata. Quest'anno forse arriviamo chiaramente peggio per le defezioni che avremo, però meglio come consapevolezza di squadra, meglio come conoscenza delle proprie forze e meglio come organico, perché l'anno scorso se non avesse giocato Ibra si sarebbe dovuto adattare Rebic, oppure c'era Mandzukic, però da gennaio in poi. Quest'anno se non c'è Ibra c'è Giroud, che a molti non piace perché esteticamente non è bellissimo da vedere, ma rimane pur sempre un campione del mondo che è tremendamente efficace. La media gol sta lì a parlare per lui ad oggi, considerato pure che ha avuto un infortunio non banale di natura neuromuscolare. Certo è che sabato la tensione si respirerà nell'aria, sarà palpabile, sarà tanta, anche perché ragazzi, allora ad oggi i punti di distacco sono 5, se noi dovessimo vincere il derby andremmo a 2, però loro hanno una partita in meno, quella col Bologna, da capire quando gliela vogliono far disputare. È vero che il Bologna non è ad oggi immischiato nella lotta salvezza, quindi il discorso che dicono tanti, vogliamo aspettare che Bologna si salvi per poi regalargliela, ad oggi non ha grande valore. Però, insomma, rimanere costantemente, tenere questa spada di Damocle della partita da giocare, che rimane, fa rimanere un po' tutto nella teoria, ecco, mettiamola così, non è simpatica come situazione, quindi si muovessero a giocarla quando prima. Quindi se queste due partite vanno in questa linea d'onda, ci ritroveremo comunque, nonostante diciamo la vittoria nel derby, sono teorie, comunque a 5 punti, però darebbe delle motivazioni dal punto di vista darebbe un impulso, darebbe un'accelerata dal punto di vista motivazionale e psicologico, chiaramente, anche perché oggi siamo molto attaccati dal, mettiamo così, da tanti, da molti, per un mercato di gennaio che non ha portato il famigerato difensore, che non ha visto praticamente il Milan apportare nessuna miglioria, forse perché non ne avesse, effettivamente non ne aveva di bisogno, probabilmente comprare tanto per avrebbe potuto portare solo problemi. Però è innegabile che effettivamente magari un difensore, prendere un difensore, anticiparne l'arrivo, permettergli già di inserirsi per essere poi pronto ancora di più a giugno, sarebbe, insomma, avrebbe avuto il suo perché. Non ci lamentiamo, rimaniamo così, va bene, a breve torna Tomori, forse anche già per sabato, difficile ma non impossibile. Giocherà solo se avrà recuperato al 100%, senza rischiarlo inutilmente, anche perché già non avremo Kier. Perdere anche Tomori per tanto tempo significherebbe insomma mettere in serio pericolo
gli obiettivi stagionali. Anche perché in questo mese di febbraio avremo quei quarti di finale della Coppa Italia contro la Lazio, che è una competizione che il Milan vuole vincere. E anche lì, se alla fine dovessimo passare, probabilmente in semifinale troveremo ancora loro, i cartonati, la seconda barra terza squadra di Milano. Questo è quando, ragazzi, torneremo a parlare ancora del derby. Con magari, vediamo un po', magari qualche partita, qualche derby iconico, qualche Inter Milan veramente, ecco, diciamo così, impresso nella memoria. Quindi rimanete aggiornati su Milan Inside, dappertutto, in costante aggiornamento, su Instagram, su YouTube per altri video, sul sito per le notizie. In costante aggiornamento, in costante crescita. Quindi, ragazzi, supportateci, iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici, i mi piace, mi raccomando, i commenti, commentate, commentate che cosa vi provoca. Ecco, mettiamolo così, che cosa vi provoca il derby. Ciao ragazzi, e sempre Forza Milan.